Buonasera, spettatore e spettatrice di Fuori Onda, sono Susanna Basile, psicologa e sessuologa clinica. Questa è una produzione di Naus Edizioni e siamo in compagnia di Agata Arancio. Sono molto contenta. Ciao. Ciao, ciao. Questa sera è qui con noi perché ci deve raccontare la sua esperienza bellissima. Lei è la vicepresidente della FIS, la Fondazione Italiana Sommelier, nonché una grande organizzatrice di eventi. Uno degli eventi che secondo me le ha dato più soddisfazioni fino ad oggi e ha organizzato già diverse edizioni è Piccolo e Bello. E stasera proprio l'abbiamo invitata perché vogliamo che ci racconta come le è venuta l'idea e come sono andate le edizioni e quindi parlare anche della prossima edizione che sarà strepitosa internazionale. Agata, a te la parola. Susanna, troppo buon cuore nei miei confronti. In realtà l'operazione di Piccolo e Bello è un'operazione molto semplice. Nata, questa è la quinta edizione, quindi nata 4 anni fa, in occasione di una Vini Milo. Io per lavoro giro molto il territorio etneo e spesso mi trovo a confronto con i produttori vitivinicoli. Che non hanno, diciamo, una dimensione organizzativa di produzione molto grande. E notavo 4 anni fa, la cosa adesso è molto cambiata perché l'Etna ultimamente ha questo grandissimo successo mediatico. 4 anni fa, in realtà, molte micro realtà esistevano, ma non avevano l'occasione di mettersi in confronto tra di loro. Anche perché il crono per me è sempre un valore aggiunto in termini lavorativi, etici, sociali, culturali, ma anche proprio di solidarietà nei confronti della bellezza che noi viviamo giorno per giorno sotto questo vulcano. Ed erano 14 produttori che si sono presentati l'uno con l'altro e si sono raccontati. Da allora, ogni anno, abbiamo condiviso, perché il progetto di Piccolo e Bello, sì, probabilmente l'ho ideato io, ma non mi appartiene più in quanto singola persona o ideatrice o sognatrice, come vuoi. È un progetto che è condiviso da più persone, da più entità, dimensioni enologiche, diciamo, enoiche dell'Etna. Ed è un progetto che è cresciuto nel tempo. Dai 14, quest'anno siamo arrivati a 118 cantine. Lo scopo principale proprio è quello di mettere in vetrina espositiva le produzioni dei vini di questi piccoli produttori e dare la possibilità, con un'operazione, dicevo prima, molto semplice, di mettersi a contatto con il wine lover, con l'enotecario, con il ristoratore, con l'appassionato, con chi ha un'attenzione particolare a chi produce partendo appunto da una propria storia. Ed è quella la cosa più importante per me, il racconto di questi piccoli produttori che spesso sono legati anche per ragioni di tradizione, di famiglia, o che hanno ripreso l'eredità dei nonni, o si sono messi in gioco perché ci credono, no? E fanno della loro vita una esperienza a 360 gradi. Ma infatti una delle più grandi difficoltà di solito, perlomeno come modo di essere dei siciliani, è quello di riuscire a riunirsi, a condividere, no? A stare insieme da questo punto di vista, perché normalmente questo è quello che mi hai raccontato anche tu, ognuno poi dice sempre il mio più buono, il mio più bello, il mio più fantastico. No, Invece. io credo invece che questa operazione, per la semplicità con cui è stata condotta, perché io ci tengo a sottolineare e sottolineo, sottolineo, sottolineo che questo evento non ha scopo, ha solo lo scopo, Commerciale, no, insomma. non ha uno scopo commerciale, assolutamente. Noi manteniamo sempre la nostra etica e cerchiamo di autofinanziarci per realizzare questo progetto, quindi non mettiamo a carico l'intera operazione
situazione economica, quindi cerchiamo di progettare tutto per il meglio. Quindi proprio perché il piccolo va sostenuto con quello che uno riesce a fare. E quindi forse la semplicità dell'operazione, che non è calata dall'alto, ma è una compartecipazione poi alla fine, riesce nell'intento, perché tutti si sentono parte integrante di questo progetto. Io la cosa che ho notato la prima volta che sono venuta è stato, arrivando prima, no? Come giornalista, la cosa più divertente e bella proprio che mi è piaciuta è che i vignaioli andavano gli uni dagli altri per conoscersi, per Sì, proprio. c'è questa grande curiosità, solidarietà, perché poi il frazionamento è tantissimo, a volte, e poi anche l'età dei ragazzi che hanno prodotto i vini è bassissima, sono molti giovani, la fascia di età si è a dire dai 20 ai 35, non sono la maggior parte dei produttori piccoli, sono appunto di fascia di età molto giovane. Quello che avevamo notato, infatti l'abbiamo scritto in un articolo, cioè il vino in questo momento è l'unica controtendenza che abbiamo Sì. in Sicilia, nel senso che praticamente normalmente sono tutti quanti figli, nipoti di vignaioli che erano partiti, andati fuori a studiare fuori e che invece sono ritornati, no? Sì, oppure che proprio hanno, questo è lodevole anche, secondo me, amato un territorio, amato un luogo, e lì hanno preso inizio il loro viaggio, perché molti sono venuti da lontano, tra virgolette, come si dice sempre. Ci sono molti toscani, c'è uno spagnolo. Per esempio, ci sono persone che vengono dall'altra parte della Sicilia, c'è chi gestisce il vigneto dalla Liguria, per esempio. Quindi c'è una dimensione molto variegata e la cosa più importante è la cura che hanno nei confronti della terra. Cercano di ripristinare le antiche tradizioni. I vitigni che hanno trovato, quindi vitigni autoctoni, cercano di rispettare le lavorazioni anche per quanto riguarda la vinificazione, si accostano a dei concetti, tra virgolette, etiche e naturali per fare la propria produzione. Ma è interessante perché ci mettono veramente forza, lavoro, perché il lavoro in vigna è molto, molto esigente. E sottolineo anche un'altra cosa, Susanna, la capacità di Piccolo e Bello di contaminare diversi linguaggi. Noi abbiamo sempre tenuto in considerazione il gemellaggio con i produttori olivicoli. Per cui per noi l'olio è una delle espressioni della nostra Etna e accanto a questo anche le produzioni DOP, quindi che riguardano il food, di eccellenza. Contaminazione ancora, la musica, quindi la musica ha fatto sempre parte di questo progetto. Quest'anno abbiamo avuto l'ardire e l'ambizione di creare un evento culturale dove la cultura abbraccia diverse branche, l'economia, appunto il compartimento degli oli, quindi rileggendo il concetto di olio biologico. Abbiamo cercato di sviscerare attraverso un focus sui vitigni e i luoghi e le aree geologiche, quelli che sono i tanti dell'Etna, capire quali sono le sfumature a livello organolettico, se ci sono delle differenze, qual è la nostra storia
del passato. Quindi questa operazione culturale ovviamente ha richiesto una dimensione costruttiva. Abbiamo creato infatti dei momenti che noi chiamiamo seminari che si intervalleranno durante la manifestazione del 21 maggio al Monastero dei Benedettini. Ecco, questo, no? Ecco, cioè, questa è la cosa, innanzitutto la scelta della location che è qui a Catania, il Monastero dei Benedettini, che è il monastero più grande che c'è in Europa, Sì, se non... la cosa importante è la sede dell'UNESCO. E sono due sedi UNESCO che si incontrano idealmente, anche l'Etna è stato considerato patrimonio dell'UNESCO, quindi diciamo che l'Etna incontra Catania dialogando attraverso queste produzioni locali Quindi che saranno riguardano. praticamente tutte fuori allora, la giornata, parliamo della giornata, perché a questo La punto... giornata è articolata in vari momenti. Appunto, 21 maggio, Monastero dei Benedettini, Piazza Dante, ovviamente Catania. Inizierà alle 10 e si concluderà intorno alle 22:30. Abbiamo previsto tre seminari, appunto, uno darà inizio alle ore 10 all'apertura della manifestazione. All'auditorium del Monastero dei Benedettini, che affronterà appunto alcune tematiche che riguardano appunto un concetto di economia ecosostenibile che ha preso spunto da un testo di economia di Schumacher ed un libro appunto che si intitola Piccolo e Bello. Interverranno docenti di alto profilo dell'Università di Economia. Ci sarà una sorta di intervento di un giornalista che si chiama Vincenzo D'Antonio di Italia a Tavola, che ha sottoposto alcune domande ai piccoli produttori e farà un focus anche su quello che è la realtà dell'enoturismo nel nostro territorio. Abbiamo scelto la collaborazione quest'anno di FIOI, la Federazione Italiana degli Olivicoltori Indipendenti, che sarà presenziata dal segretario generale Mazzocolini Caterina, e che oltre allo spazio espositivo con circa 30 oli provenienti da tutta Italia, insieme ad Enzo Signorelli e ad altre figure di alto profilo, sia nell'ambito delle certificazioni, ma soprattutto per quanto riguarda l'aspetto appunto delle deduzioni, faranno un percorso esaltando appunto le tematiche della conservazione di questi uliveti. Alcuni dei quali sono secolari e che vengono gestiti tenendo conto dei valori, perché per me è un valore del biologico che si estende oltre. La definizione infatti di fiori spesso arriva anche al concetto di olio naturale, dove praticamente questo concetto assume una rilevanza, diciamo, un po' più importante. L'altra sezione prevista è quella appunto legata al vino, dove ci sarà anche un giornalista di grande rilievo che modererà l'intervento e ci saranno delle docenti di agraria e il presidente dell'Accademia della Viticoltura della Vite. E è un vulcanologo, quindi faremo sempre un percorso conoscitivo delle aree geologiche, delle stratificazioni dei suoli, delle caratteristiche dei vitigni, comprendere se è vero che c'è una differenza sostanziale nella disposizione di questi vitigni lungo appunto i versanti del vulcano. Abbiamo raggiunto dei traguardi inaspettati quest'anno, 118 cantine, di cui solo 5 medio grandi, perché pensiamo che sia sempre necessario un dialogo
di tutti i partner di un territorio. Quindi i piccoli devono riuscire a dialogare con i grandi e viceversa. Ed è il dialogo fondante per andare in un futuro ancora più di elevatura. Siamo stati fortunati, l'Etna, devo dire, nell'arco di pochissimo tempo ha raggiunto traguardi nazionali e internazionali e conoscitivi davvero rilevanti. E dare anche una sfaccettatura quanto più realistica possibile di questo territorio, credo che Piccolo e Bello lo riesca a fare, perché l'Etna è fatta proprio di questi piccoli puzzle che riescono a comporre un quadro generale davvero, davvero, davvero unico. Il nostro territorio è un territorio unico. Ma infatti quello che ti volevo dire, così ogni tanto intervengo, no? Perché io sono, ti ascolto volentieri, però. Sì, noi, tu Susanna, sei stata anche una persona che ci ha seguiti da sempre. E devo dire che io sono contenta del fatto che tu ci sia stata. Hai dato un contributo anche attraverso altre iniziative che abbiamo creato nel corso del tempo, ti sei appassionata anche tu a questo mondo, quindi Ma la colpa è stata tua, la colpa è stata tua. vabbè, sai, l'emozione, la passione per qualcosa è imprescindibile, o si trasmette o non si può ottenere per sé, è inutile tenersi questo amore profondo che ho nel confronto appunto del mio territorio, poi Sì, lo ma perché vivo quello. Ma costantemente. quello che succede, no? Che in questi anni mi hai portato in giro poi alla fine, no? Sei stata tu sempre che mi hai introdotto nel mondo del vino, quindi la colpa è tua. Qualsiasi cosa mi succederà mai, se dovessi diventare un'ubriacona avvinazzata, la colpa sappiatela è di Agata. Però da O questo punto comunque consapevolmente. assolutamente. Però quello che appunto ho apprezzato tantissimo, ma anche come psicologa, no? Perché ormai diciamo che lo riesco ad adattare a tutti i vignaioli e le vignaiole che ho conosciuto tramite te, è questa grande umanità che era in qualche modo era come se fosse sepolta, no? Da qualche parte. Cioè è proprio un'umanità, è un'anima antica, no? Un'anima della festa in senso proprio più profondo del termine, no? Questa forma di mistica del vino, no? Che mi ha appassionato al punto anche di creare quel format, no? Che mi piaceva come idea di unire anche l'antichità del vino, no? Quest'unione proprio che ha a che fare con la divinità, col Bacco, col Dioniso e in Io credo qualche modo. che questa emotività di cui parli, questa visceralità in ognuno dei produttori ci sia. Mi piace pensare però una cosa, vorrei che si andasse anche in un futuro, diciamo, roseo, che non sia semplicemente l'accostarsi al piccolo produttore perché è bello, è emotivo, diciamo umano come lo dici tu, ma anche perché è un imprenditore. Mi piacerebbe che questo territorio fatto da piccoli diventasse un territorio commercialmente, economicamente parlando, davvero importante e che tutti ne traessero comunque un giusto vantaggio, perché poi alla fine i sacrifici vanno ripagati. E questa cultura enoica etnea deve avere un valore Ma riconosciuto. senti, ma in realtà quello che dicono ogni volta nei convegni, no? Siamo stati insieme a Contrade quest'anno, ma anche l'anno scorso, il professore Scienza diceva sempre la stessa cosa. Cioè il discorso che i vignaioli etnei hanno delle peculiarità diverse, particolari, ognuno a seconda delle zone, però poi mancano al momento in cui si parla di unione, tu dicevi prima commerciale, no? Perché poi alla fine se sono piccoli
sono belli perché sono diversi, però è anche vero che per commercializzare il fatto di essere piccoli è un handicap, quindi in realtà se si potessero associare tra di loro in qualche modo, questo potrebbe avvantaggiarli oppure no? Cosa, come funziona? Mi piacerebbe che ci fosse un momento di confronto e di proposizione da parte di questi produttori. La cosa che mi fa presupporre in positivo è la loro grande capacità di essere versatili, di adattarsi alle condizioni del tempo che cambiano e cercare di essere comunque propositivi. Non ho mai visto in ognuno di loro nessuno che non abbia capacità imprenditoriali, assolutamente. A questo punto, Agata Arancio, diamo l'appuntamento ai nostri spettatori e spettatrici per Piccolo e Bello. Ma infatti, Susanna, io invito tutti quelli che hanno questa parte emotiva che li lega al vino a partecipare alla manifestazione Piccolo e Bello che si terrà il 21 maggio a Catania, al Monastero dei Benedettini, e dove incontrerete moltissimi personaggi del vino, quindi 118 produttori vitivinicoli, produttori di olio, produttori di eccellenze locali, eccetera, 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 con sottofondo musicale, perché faremo un piccolo intrattenimento musicale. Vi aspetto tutti gioiosi, sarà una giornata alla luce della festa, perché il Piccolo e Bello è sempre stato un evento festoso, di festa, di grande partecipazione. Vi divertirete, sarà anche importante visitare il Monastero del Benedettini, perché abbiamo fatto anche un gemellaggio con officine culturali e in quell'occasione chi vuole può con delle agevolazioni per quanto riguarda il costo del biglietto, visitare il monastero che considero uno dei più bei monumenti della nostra Catania. Per iscriversi, per contattarti, cosa bisogna fare? C'è un. Allora, sì, abbiamo creato un sito Piccolo e Bello, potete scrivere su Facebook, accedere anche ai social di Instagram, oppure procedere appunto a scrivere una mail a info@piccoloebello.com. Quindi diversi canali, diverse possibilità. Ovviamente fino al 15 daremo spazio alle prevendite con uno sconto sul biglietto, quindi affrettatevi. E ci vediamo il 21 maggio in grande allegria. In grande stile, perché È veramente grande stile, in grande stile, sì. questo sarà proprio come si dice il principio della festa, quello antico da questo punto di vista. Quindi salutiamo Agata Arancio e Grazie Susanna di cuore. è stato bellissimo, guarda, è stato un documentario, quindi salutiamo tutti. Grazie, grazie a te. Grazie.